Ciao, ciao a tutti. Sono venuto al mare, sì. Sapete perché? Perché ieri è stata la festa della Santissima Trinità. E cosa c'è come immagine di più grande, di più bella, di più immensa, di più infinito dell'immagine del mare? Il mare dà una sensazione di infinito, di eterno, di misterioso. Ecco. Come faccio a parlare del mistero della Santissima Trinità? Chi sono io, ignorante? Come faccio io a parlare del mistero di Dio? Allora sapete cosa faccio? Prendo la frase che ieri ho ascoltato nel Vangelo di Giovanni, dove c'è scritto che Gesù di notte andò da Nicodemo e gli disse una frase incredibile. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Ecco, io non capisco il mistero della Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, un unico Dio in tre persone diverse, però capisco una cosa, che Dio è un amore grande, 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 tanto amore, perché Giovanni dice Dio è amore, ma qui addirittura dice ha tanto amato, è un tanto amore. Ecco, Dio è un grande, infinito, immenso, un tanto amore. E allora io potrei dire di Dio tante definizioni. Dio è buono, Dio è infinito, Dio è potente, Dio è onnisciente, Dio è eterno. Sì, sì, ma il più bello di tutti è Dio è amore. Adesso non mi interessa sapere bene la sua essenza, anche perché non potrò mai capirla. Ma capisco una cosa, che Dio è infinito amore, come è infinito il mare, come è infinito l'universo. Ancora di più, Dio è infinito amore. È bello quando Giovanni dice Dio ha tanto amato. Non ti amerà, ti ha già amato da sempre. Ha amato me da sempre, ha amato te da sempre. Ha tanto amato il mondo, sempre. Ha tanto amato, mi ama e mi amerà. Che volete? Che vi dico di più della Santissima Trinità? Basta questo. Basta questo tuffo nell'infinito amore di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo e al suo immenso amore per tutti noi. Ciao, buona settimana!